Scatman's World. Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Everybody's talking something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scat Man's world. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scat Man's world. In fase di preparazione alla terza tappa di Miss Italia a Venafro, le ragazze sono in via di preparazione, ma tutto il kit della preparazione è affidato a Nicoletta Di Clemente e i suoi parrucchieri, lei professionista di Venafro che praticamente da anni segue il tour di Miss Italia. Ma andiamo a vedere come procede il lavoro. Eccola qui la nostra Nicoletta, da anni con il tour di Miss Italia, quest'anno come la vedi Nicoletta? Ciao Francesca e buonasera a tutti. Beh, quest'anno le ragazze devo dire che sono bellissime, quindi lavorare è sicuramente molto molto facile, perché valorizzare la loro bellezza è lavoro da poco. Ecco Nicoletta, tu e il tuo staff non vi occupate solamente dei capelli ma anche del trucco. Quali sono i segreti per una vera miss? I segreti per una miss è, a parte correggere diciamo delle piccole anomalie del viso, è quello di valorizzare molto 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 bene gli occhi. Ecco, qui a Venafro tu sei padrona di casa praticamente, sicuramente quindi l'emozione sarà maggiore rispetto alle altre tappe. Sì, è vero, perché io lavoro qui a Venafro da 25 anni e faccio questo lavoro da 33 anni perché lo amo. Siamo in compagnia di Aldo Esposito, fisioterapista della nazionale di calcio italiana. Possiamo dire innanzitutto che anche lei è un campione italiano. Come ci si sente? Un campione nazionale, come ci si sente? Ma è sempre una soddisfazione
poter partecipare a delle competizioni così importanti e vincerle, ma la soddisfazione più grande è quella che nel momento in cui si vince un trofeo, una competizione così importante, che si trova aggregazione e tutta l'intera nazione che partecipa a questa gloriosa vittoria. Ecco, qui in Molise il suo ruolo da fisioterapista, invece qui questa sera svolgerà quello di presidente di giuria. Quali saranno i suoi criteri di valutazione? Ma essendo una gara di bellezza, chiaramente c'è il fatto estetico, ma io sono più per il fatto, cioè, di fare una valutazione a 360 gradi. Ecco, lei ha avuto già modo di vederla, ecco, così sinceramente, ha già una sua preferita? No, sono tutte preferite. Vediamo come si svolge la gara. È una gara, quindi non è che in una gara già si sa il vincente. Un in bocca al lupo a tutte. Sindaco, ancora una volta Venafro si prepara ormai da anni ad ospitare l'evento di Miss Italia. Ma ormai è diventata una tappa, direi, obbligatoria per la nostra città, e questo ci fa onore. Non posso che ringraziare gli organizzatori, l'intero staff di Miss Italia, perché avere Miss Italia, una tappa, io veramente ho premuto, devo dire la verità, anche per avere la finale, però so che non era possibile. Però ormai la tappa di Miss Italia a Venafro è una tappa ormai che, ripeto, è di obbligo, e questo ci gratifica, ci fa onore, perché è volano di economia, è volano di grande sviluppo, e quindi veramente una cosa bella, e dobbiamo dire solo grazie. Da parte nostra mettiamo tutto quello che possiamo, veramente sotto ogni aspetto. Ciao, sono Renato Dolcigno, in qualità di imprenditore venafrano volevo fare questo dono, la mia ultima creazione, Ilaria Ribucci, Miss Molise. Grazie, sono molto felice ed orgogliosa.
Siamo in compagnia di Maura Manocchio, eletta la più bella qui a Venafro. Una tua impressione a caldo, Maura? Che ancora non riesco a credere che ho vinto questo titolo proprio qui a Venafro, che mi sembrava la tappa quasi più importante tra tutte. Temevi qualcuna in particolare? Sì, ce ne sono molte tra le mie compagne che temo e temevo. Quali sono invece secondo te le caratteristiche che ti hanno contraddistinto? Non lo so, forse non dico il sorriso perché mi sgridano sempre per il fatto che io non sorrido quasi mai. Non lo so, forse i miei tratti che saranno diversi dagli altri, un po' più forti. Sei la terza che si è garantita il biglietto d'andata per la finale regionale a Larino. Cosa ti aspetti? Mi aspetto semplicemente di passare un'altra bellissima esperienza in compagnia di tutte le persone che mi hanno accompagnato finora e poi basta, affido tutto al caso. Ti senti di dedicare questa vittoria a qualcuno in particolare? Ai miei genitori, decisamente ai miei genitori, perché se non fosse stato per loro io non sarei arrivata fin qui. Se fossi tu la prossima Miss Molise? Sarei contentissima, ma non ci credo sinceramente. Ooh.